Ciao. Aspetta che spengo. Mi sentite bene? Sì, ti Io sentiamo benissimo. No, vai tranquilla. casomai mi avvertite, io Sì, basta. sì, sì. Ecco. E volevo rialzarmi al discorso della rivoluzione francese. Sì. E volevo dirvi questo, che è vero quello che dite voi, perché la rivoluzione, dopo aver creato, a parte dopo aver creato il sistema metrico decimale, Sì. decise di mutare anche il calendario gregoriano. Infatti, per esempio, loro hanno voluto mettere al bando i santi perché dicevano che il calendario doveva cancellare i pregiudizi del trono e l'altare, gli Certo. eterni alleati per dominare le coscienze. Primo, secondo stato. Ecco. Allora, infatti, vediamo che nel primo vendemmiaio si festeggia l'uva e il 15 del mese era la festa dell'asino, quella che ogni tanto voi Sì. fate riferimento. Poi c'era l'autunno, che si chiamava vendemmaio, brumaio e frimaio, mi pare. Sì, ma non Poi le... c'era l'inverno che si chiama nevoso, piovoso, Sì. ventoso e così l'estate, mesi d'oro, termi d'oro Sì. e frutti d'oro. Era una cosa, soprattutto in francese, erano nomi che suonavano molto, molto bene. Ho capito. Sì, era sì, una cosa Sì, simpatica. beh, notevole. Sì, va bene, Sì, volevo ma dirvi difatti, questo. sei sempre preziosa. Ma difatti tutte le... La volta scorsa non ti ho neanche sentito, ti ho pensata. No, e io la volta scorsa non sono riuscita a Sì. parlare neanche la volta scorsa, io vi ho ascoltato. Guarda, Perché veramente. evidentemente c'erano molte telefonate, quando io mi inserivo ogni volta Sì, nel momento. c'è sempre qualcuno in attesa, anche adesso. Comunque ho Hai registrato, ho tutte le registrazioni. tutte le registrazioni, Sì, se sì, sì. guarda, tienile, mi raccomando, sono preziose Comunque ci sono perché... come dei libri, anche Esatto. meglio, perché così uno senza faticare li Sì. Infatti sente quando ha un momento di tempo, se li risente, perché tu mi sembra che conosci molto bene il discorso della cultura francese, infatti tu mi non sembra che... capisco, Mi sembra... scusate, non capisco, non Ah. sento più niente. Pronto, mi senti? Adesso Sì, sì. infatti mi sembra che tu ascolti molto bene il discorso della cultura francese. Sì. E dovresti, tu hai detto anche l'hai detto de Benoit, mi sembra. Sì, Alain Benoit, sì. Sì, e tu dovresti conoscere anche gli Ottavi, quello che ha scritto Rudimenti Pagani. È No. un altro autore, faceva parte di nuovi filosofi francesi, e lui ha fatto un paio di libri, tra appunto uno si chiama appunto Rudimenti Pagani, è uscito ancora negli anni 80, in cui appunto lui fa proprio un accenno di rapporto appunto tra la rivoluzione francese e Sì, paganesimo. adesso mi scrivo, scusa, sì, beh, tanto è registrato, Sì, com'è il Gli nome? Ottavi, lui proprio ha scritto appunto, si chiama Rudimenti Pagani, Rudimenti pagani. sì, è proprio lui proprio, fa questo accenno con questo proprio rapporto tra rivoluzione francese e paganesimo, e Sì. l'uso proprio del simbolismo proprio pagano Ah. nella rivoluzione francese, proprio l'uso ad esempio della dea ragione, di Sì. alcuni abbigliamenti, e Sì. poi tra l'altro esistevano, qui io l'ho anche letto, proprio dei gruppi proprio di tipo proprio pagano all'interno della rivoluzione francese. Infatti c'era un continuo richiamo ad esempio al discorso dei cittadini, appunto perché veniva preso pari pari dall'antica Roma, cioè proprio, allora proprio c'era proprio un riferimento fortissimo proprio all'antica Roma. È vero, è vero. Poi anche quando parlano del campo Marte. Sì, ma infatti proprio, ma già il fatto di usare il termine appunto la dea della libertà, la dea della giustizia, cioè già un richiamo a un divinizzare un concetto, già il fatto è un po' anche di doverlo raffigurare fisicamente, che era proprio in principio soltanto nel cristianesimo venivano raffigurati, era già un richiamo a una forma di paganesimo proprio. Sì, è vero, è verissimo. Sì. Volevo dirvi, posso Sì, no, concludere? sì, continua pure. Volevo dirvi anche, chiedervi un'altra cosa, voi conoscete lo scrittore Zizola? Franco Zizola? L'ho sentito, adesso mi sfuggono i nomi dei suoi scritti. Sì, adesso è molto interessante l'ultimo romanzo che ha scritto, si chiama La chiave nel pozzo. Lui ha già scritto libri come Il convittore, La valle serena e Nel sogno di Orfeo. L'ultimo è interessante, volevo dirvi, Sì. La chiave nel pozzo, perché è la storia, diciamo che è un romanzo, un'accusa contro dice lui, la barbarie della civiltà.
è la storia di un'intera generazione, quella che vive la fine, diciamo la fine o l'epilogo della civiltà contadina e partecipa al cosiddetto, la così chiamato boom economico. Sì. Ma diciamo che è una società infelice perché non sa assoggettarsi al dispotismo della così chiamata società civile e il risultato è la pazzia. Sì, questo adesso adesso arrivo al punto. Sì. Perché questa società civile è composta di conformismo, perbenismo, proibizionismo, cioè le strutture portanti e le strutture portanti sono la Chiesa e lo Stato. Oggi come ieri, trono e altare alleati, esatto, alleati per comandare, cioè l'organizzazione per dominare le coscienze. Questo scrittore dice che lo strumento principale per il controllo delle coscienze è l'educazione basata sulla negazione del sesso. Dice ancora questo Zizzola, che è uno scrittore montebellunese, di Montebelluna, provincia di Treviso, che solo la religione pagana aveva offerto la bellezza e la gioia del corpo e quella cattolica, diciamo che l'autore li chiama, tra parentesi, li chiama i corni, ci ha negato questo dono della natura. Cioè lui dice che solo la religione pagana è stata in grado di... Infatti. È un bel richiamo. Sì. Praticamente la storia di una generazione, quella della fine guerra, sì, che è sortita da radici contadine, con valori poi travolti dal boom economico. Scusate, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Sì, che continua la loro esistenza su binari che non potranno incontrarsi mai. Certo. Ecco. E cioè, voglio dire che chi ha il coraggio di mettersi contro l'organizzazione, cioè Stato o Chiesa o altari, come si vuole, è fuori centro, è considerato nell'errore, perché certo, la verità non è nella propria coscienza, ma nell'organizzazione che domina il mondo, cioè come certo, Don Chisciotte, che era praticamente la coscienza che si ribellava alla realtà, esatto, a caso... Era considerato un pazzo. Esatto. Ecco, io volevo segnalarvi questo scrittore. Ma è fatto bene proprio perché... No, non sento più. Non senti più perché senti me. Ha già preso nota Francesca. Zizzola, Franco Zizzola. Sì. La chiave nel pozzo. Abbiamo già scritto, sì, e preso nota. Quindi sarà letta. Un altro pagano dalla porta. Sarà anche da trovarlo questo Zizzola, oltretutto. Sì, ma... Penso di sì, perché... Sei di Montebelluna, non deve essere difficile. Sì. Vedremo un po' anche di rintracciarlo. Va bene, allora io... Grazie Francesca. Ciao. Vi ringrazio. Grazie a te invece. Buongiorno. Buongiorno a te, ciao. Sì, no, difatti appunto, chiaramente anche la Francesca ha sollevato proprio un bel esempio, cioè proprio il fatto di quando si viene a creare... Forse non ho capito bene... L'agguato, tra virgolette, no, del quale, sì, voi avete parlato, sì, si riferisce, diciamo così, in sintesi, a riuscire a tenere sotto il controllo la propria mente? No, assolutamente niente. Ah, no, ecco. È un modo di porsi rispetto al mondo in cui si vive. Cioè, se devi prendere una cosa, puoi prendere una cosa inconsciamente, così tanto per abitudine, o puoi pensare a tutti gli elementi che ti portano a prendere quella cosa e l'intento di prendere quella cosa. Fare questo, socialmente si è rapinati, cioè si tende ad abbandonare, a fare le cose per abitudine, no? E si va verso la distruzione. Mentre invece se si mette cosa e si pensano gli elementi, si ha un intento, si ha un fine per cui si agisce, allora si è padroni di se stessi. Ah, ecco, no, perché mi è venuto in mente, no, il grande filosofo greco, Pitagora, no? Che quando arrivò in Egitto, per entrare in una scuola segreta ed esoterica, no? Sì. Di misticismo, venne rifiutato in quanto lui era interessato ad ampliare soltanto la sua conoscenza, e sembra che i maestri lo indirizzarono invece alla esperienza reale, quello non so, 40 giorni di digiuno, no? E alla fine, dopo questi 40 giorni,
Praticamente lui dice che si sentiva completamente diverso, mm-hmm. e che in verità, insomma, Pitagora dopo questa tecnica, perché in fondo gli insegnarono anche ad adoperare il cosiddetto terzo occhio della mente, non so che cosa, se voi sapete di che cosa si tratti, no? So perfettamente di cosa si tratti, ma con 40 giorni di digiuno tu non fai niente. Ma quando intendevano dire di aprire, di concentrarsi sul terzo occhio in modo di sviluppare la ghiandola pineale, no? Fatto poi, insomma, lui in verità è diventata sorgente di tutto il misticismo in Occidente, no? Il padre di tutto il misticismo dell'Occidente. Purtroppo sì. Ecco, e certo. Questo purtroppo allora ho capito. Che qui si parla di Pitagora comunque, no, tu parli di Pitagora, ma siccome di Pitagora è rimasto pochissimo, mentre sono rimasta tanta gente che parla di Pitagora, nel senso che si è trasformato in una specie di leggenda, in realtà non è una leggenda secondo me, capisci? Ho capito, no, adesso mi è più chiaro il discorso. Okay. Comunque il discorso, se lo vuoi più preciso, no? Cioè se lo vuoi in maniera, è diverso ma è anche uguale, lo puoi trovare in Castaneda. Si lega. Tu trovi in Castaneda, guarda, pari, in Castaneda. E il discorso dell'agguato che fa in Castaneda è quello che facciamo noi, né più né meno, insomma. Va bene. C'è grandi differenze. Bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao. Devo dare una risposta breve. Sì, no, fa pure. Ascoltatrice, abbia pazienza un attimo. Dunque, la radioascoltatrice mi ha chiesto una risposta. Dunque, alle sue domande non si possono dare delle risposte reali. E questa risposta dovrebbe dargliela un cristiano. Perché? Perché praticamente lei si chiede perché Dio non interviene negli affari umani. Amica mia, Dio non esiste. Il Dio onnipotente, il Dio creatore, non esiste. Per cui, sì, ti hanno raccontato le barzellette che a quei tempi una volta si interessava degli affari umani. In realtà non è vero, sono stupidaggini, sono bugie vere e proprie. Non esiste il Dio creatore, esiste una descrizione di Dio che serve solo per terrorizzare le persone. Dunque, non esiste neanche Cristo come figlio di Dio, perché se non esiste Dio non esiste neanche Cristo, chiaramente. Allora, a questo punto il problema è abbastanza complesso. Esistono delle persone che usano delle leggende, delle falsità, tipo questa che ci ha parlato del lobo. Pitagora, per carità, è stato uno dei più grandi filosofi, indubbiamente, della filosofia greca. Ed è stato un grande matematico, indubbiamente. La sua teoria sulla musica a quei tempi fecero scalpore. Però quello che si parla di Pitagora in realtà sono cose talmente a posteriori che non possono essere né verificate né toccate. Per cui sono delle cose non vere. Per cui è inutile dire perché Dio non interviene negli affari umani. Dio non esiste, per cui chiaramente non interviene. Sì, beh, per noi pagani non è fondamentale il fatto che Dio non interviene, la responsabilità è nostra, cioè se le cose accadono e non ci piacciono... Ciao, sto ascoltando. Dimmi tutto. Niente, dicevo, ma veramente sta religione nostra ne fa terrorizzare? È talmente condizionato tutti questi sei qui che ne hai insegnato. Perché anche mi ricordo che mi ero figlio, anche mia mamma, che domandavo, ma non capisco questi preti, che facevo sapere di perché. E mi diceva, bisogna credere a Dio che esiste senz'altro, solo che castiga, sa. Allora che ti castiga, ti manda mai a te. Appunto, ma anche adesso ti niente ragione così. Perché mille volte quando sono quelle donne qua che vanno in casa, non si parla, si dice, no. Cioè fa bisogno che ti credi. Signora che Dio ti castiga, che manda, ti fa che il figlio si butta male. E dico, non trovo giusta questa roba qua. Perché Dio che la da mandare di ma insomma... Senti, ma ti sento molto, molto più carica dell'ultima volta, eh? Sì, perché non so, siccome che mi sono stato qua a spiegarlo per... Sì, sì. Ho veramente problemi con mio figlio. Ma mi prego cosa? Mamma, non ne capisco più niente, guarda, non so più. Cosa, guarda, sinceramente, fiori. E a te, se terrorizza sta regione? Sì. Ma veramente ti terrorizza? Certo. Perché mi, non mi genocio, non che faccio le mani su di, perché Dio che viene da castigarmi? Perché vado a pregare? E se io mi sento di pregare? Vado a pregare per forza? Questo mi non so buono a spiegarmi. Io faremo qualche domanda a chi di dovere. E dopo ti sei condizionata. Certo. E poi ti sui canotti dici che sia stato Dio che me l'ha castigato perché non... sai come che questo mi dico? Ma non so se è veramente una roba... Una roba allucinante. Sì, una roba veramente allucinante. È veramente allucinante. Però sì. Non credo quello che mi raccontai... E mi posso sempre di perché. Sì. Perché mi posso di perché? Perché non credevo a quello che mi hai insegnato. Come da partire il giusto per il peccato, ma quando mai? Certo. La colpa lui non era mia, perché non ci sei. Infatti. Se sei un Dio così, sei un ingiusto praticamente. Certo. Questo mi intendo dire.
Certo. Non so, Fiori, non so. Forse mi so pagare a saperlo. Fatto se che non ve ne so di Bibbia. Con sempre il caetto io ho la Bibbia, roba che ne colca in testa, ma devo pagare non ve ne so niente, vi ascolto gli altri. No, capisci? Beh. Mi sono messo con gli altri perché vi ascolto, ecco. Perché, grazie. Perché non ve ne so, non ho mai detto, mi so del paganesimo, come se ti nominare. Anche che a volte dei Battista qualche detto, tu pagano devi, ti capisci? Ma non che abbia detto di libri di pagani, ti capisci? Non capisco. Comunque l'importante è vivere al meglio. Questo è l'importante. Questo è la prima via del paganesimo. Difatti questo è il discorso. Finora mio padre aveva visto sempre, mi parla. Deve aver fatto il tuo meglio. Esatto. Questo va bene. Mi ascolto, perché sei molto interessante. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Giustamente il Dio dei cristiani è un Dio della malattia, cioè nel senso che non porta nessun beneficio, porta soltanto tutta una serie di problemi, di scompensi a livello fisico. Chi parla? Sono Cesarina. Ciao Cesarina. Ciao, no. Telefono ancora. Comunque. Sì, sì, ecco. Vi dico, sono stata battezzata, cresimata, ho messo sposa in chiesa, tutte queste robe che bisogna fare perché se no non si aveva nessun diritto, no? Ecco, a metà, però senza convinzione sono andata perché gli ero come che avesse da andare a fare un certificato in municipio, la stessa cosa, insomma, ecco. Adesso so che non credo proprio a niente, proprio non me ne frega proprio di niente, di niente. Ecco, ma quello che mi dà fastidio è che questi qua, della chiesa, chiunque vive sulle spalle di chi lavora e ora non fa niente tutta una vita, che questi è proprio zecche parassiti, questi. Ed è questo che mi dà fastidio. Perché dico, i cui nostri soldi vuoi l'otto per mille, vuoi questo, anche lo Stato, anche se non te fa nessuna dichiarazione, non sai che va lo Stato, che va e ori è lo stesso, e ori che mette il becco sulle nostre cose, ma cosa c'entra se mi voglio fioi o non voglio fioi che ti te vengi a mettermi a mettergli il becco ti dove che ti proprio non te viene fa assolutamente fioi, ecco, ed è questo perché questa gente qua con i nostri soldi ha capacità di studiare e di renderne schiavi noi altri psicologicamente, capito come che penso? Sì. No, abbiamo capito il tuo pensiero, sì. Te l'ho capito? Sì. E ora dico, questi qua zecche, ma altro che zecche, che quando che si tacca non ti si più buon cavarle. Questo è il mio pensiero. No, lo caremo, Cesarina. Ciao. No, Cesarina, le zecche le caremo tutte quante, una sì, per una. Piano, tempo, ma magari lo sarà per i nostri nipoti, ma noi sappiamo fare un regalo anche all'umanità. Sì, no, basta dare l'esempio, volevo intervenire sul discorso qua dell'8 per 1000. Beh, una cosa che ad esempio i nostri ascoltatori sicuramente non sanno e pochi non sanno, è che a livello Vaticano, a livello di CEI, è stato deciso che nei prossimi 2 anni tutte le chiese d'Italia dovranno cambiare il tipo di illuminazione. Di conseguenza provate a pensare a voi cosa significa cambiare tutte le luci, tutto il sistema di illuminazione di tutte quante le chiese. Servono soldi a scopi umanitari veramente, logicamente, e a scopi religiosi. Comunque questo qua, cioè, è una cosa abbastanza proprio... cioè, una cosa che esiste, infatti basta pensare che già alcune aziende hanno sviluppato dei programmi per fare i calcoli delle illuminazioni delle chiese, appositamente per le chiese, cioè rendetevi conto voi cambiare l'illuminazione di tutte le chiese d'Italia che spesa comporta, logicamente poi serve per Dio, insomma, perché il povero Dio ormai è talmente accecato che siccome non interviene più sulla terra ha bisogno anche di mettere l'illuminazione artificiale perché non riesce neanche più a leggere l'illuminazione naturale, fra poco bisogna prendere le lenti a contatto per Dio perché si vede poco, è diventato appunto cieco. Comunque c'è una cosa che amica Cesarina si è sbagliata, ma di grave. Cioè i soldi vanno ai preti, l'uso di quei soldi è per alimentare il potere del prete, non è solo l'illuminazione, ma metti tu un orfanotrofio, sì. Sai quanto costa lo Stato un bambino in un orfanotrofio di preti? Costa, non so, non vorrei sparare una cazzata, ma sui 400.000 lire al giorno a persona. Bene, non abbiamo una struttura statale che ottempli, che faccia da orfanotrofio, però gli diamo i bambini in mano ai preti, quali immediatamente li mettono in ginocchio e li insegnano a pregare. Cioè, rendiamoci conto che aberrazione è questa. Sì, no, ma basta pensare anche a una cosa, qualcuno ha sostenuto,
non ricordo anche dove è stato anche fermato pubblicamente. Un disco. Vi ho fatto ascoltare un discorso di un radioascoltatore cattolico, cioè la dialettica di un cattolico. Vedete un po'. No, difatti io ad esempio ho avuto l'occasione di sentire alcune affermazioni, ad esempio sul corso di orfanotrofi. Qualcuno sosteneva addirittura, ad esempio, perché ad esempio in Italia è così difficile adottare bambini italiani? Perché gran parte di questi bambini sono in istituti di tipo religioso e le chiese cattoliche fanno pressione perché non vengono considerati abbandonati, perché finché non sono abbandonati non possono... No, Marco, scusa Francesco. Se no, dimmi. Vada, visto che mi stavi parlando e mi è venuta in mente una cosa, siccome riascolto le vostre cassettine, no? Sì. E sento che spesse volte Francesco, magari mentre inizia qualche cosa, un discorso che magari mi interessa, o magari anche delle notiziole brevi così, poi quando viene interrotto la telefonata, difficilmente al termine della telefonata lui... conclude. Sì, conclude. Alle volte resto un po' così con la curiosità, no? Insoddisfatto a mezz'aria, allora magari vorrei pregare Francesco se qualche volta si ricorda, magari al fine della telefonata, se non c'è un'altra telefonata subito, magari di completare quello che ti dice. Ti prometto di finire il discorso sulle adozioni. Sì, beh adesso posso dirti quello che volevo dire? Sì, vai tranquilla. Io forse dirò anche la cavolata del secolo, ma bisogna che la dica. Io ho un'impressione strana, no? Quando ascolto voi, oppure siccome ascolto diverse cose, sì, no? Per esempio, per me, finita la vostra trasmissione, girare Radio Maria, ascoltare un'oretta Radio Maria, per me è la stessa cosa, no? Ecco, e mi accorgo che... Insomma, dai, ci consideri così male. No, dai, è un altro punto di vista, dai. Cerco di capire cosa... Sì, abbiamo capito esattamente. Io mi accosto a tutte le... dove sento parlare, certo. Lascio andare, no? Ecco, e mi accorgo che se per esempio ascolto voi dopo un'ora di trasmissione, alla fine non posso fare altro che darvi ragione perché i ragionamenti, insomma, almeno rispettano la logica, l'intelligenza, la razionalità, anche un modo di vedere la vita che condivido. Se però poi ascolto per esempio Radio Maria, o se ascolto un'altra radio, se ascolto un altro, qualcun altro che parla, non so, sempre in temi religiosi, in termini sociali, ecco, alla fine non posso fare altro che dare ragione sempre a tutti. Capito cosa voglio dire? È un problema? È un problema grosso, perché in sostanza, alla fine, per esempio anche l'altro giorno ascoltavo Radio Maria, insomma l'ha tirata in tutti i modi, di qua e di là, e dico, ma guarda un po', alla fine, come si fa a dar torto a sta gente? Cioè, tutti i misteri messi bene, spiegati bene, e se non guardate che se rifiutate Gesù Cristo come persona, peccate contro lo Spirito Santo e quindi saranno peccati che non saranno mai perdonati, e allora uno comincia a dire, Madonna, ma anch'io qualche volta ho rifiutato Gesù Cristo e il suo insegnamento, e allora quando vado di là sarò morto, non sarò più perdonato. Capisci? Sì. Cioè, alla fine, messe lì le cose, no? Ognuno tira acqua al suo mulino di quella parte, alla fine, insomma, ognuno predica bene dalla sua parte e quello che sta in mezzo siamo proprio noi, no? Vedi, ma... tirati da una parte, dall'altra, uno ti tira per la manica, l'altro ti tira per il braccio, l'altro ti tira per la gamba. Come si deve fare allora in questi casi? Io ho già parlato dell'intento, se tu mi hai ascoltato. Sì, beh, è da poco adesso che vi ascolto. L'inizio della trasmissione mi spiace, non so che avevo ospiti. Ho parlato dell'agguato. Però l'ho registrata, quindi poi saprò anche di quello che insomma, mi fa sapere adesso. Ecco, non so se è la stessa impressione che capita a me, capita ad altre persone, perché onestamente, volevo dire questo, se anche voi fate dei discorsi che sono completamente in antitesi, per esempio, di quelli che si possono sentire, non so, a Radio Orbe o Radio Maria, ecco, però, nonostante tutto, c'è un dato di fatto che alla fine non posso dare a torto né a voi quando vi sento parlare, perché naturalmente forse voi è più sindacabile la cosa, forse riesco anche più a metterla, come si può dire, in un certo senso, posso fare più una verifica su quello che dite voi, e molto meno invece quando si parla di misteri o di dogmi dall'altra parte. Però alla fine, in sostanza, se dovessi abbracciare una all'altra, tutte e due mi accattivano, mi interessano, mi affascinano, avete capito quello che voglio dopo dire? Dopo ti do una risposta. E non so se ho detto una stupidata. No, ho detto una cosa intelligente. Ciao, ciao Marco. Io in una vita passata, dove facevo delle cose diverse che non il pagano e l'apprendista stregone, si diceva, se vuoi sapere cosa pensa una persona, guarda le sue mani. Sì, beh, anche questo ad esempio è anche una tecnica, ad esempio, di guardare le mani. Però il discorso è questo qua. L'importante, ad esempio, nel caso nostro, noi diamo sempre la possibilità di vedere le cose. Angelo, buongiorno. Una roba, io non voglio entrare nel merito filosofico perché correria rischio di dimostrare che le stronzate che disì ne so dei piumi.
Ma vorrei fare un discorso di etica. Di etica. Breve. Sì, molto breve, perché so che vi dà fastidio. Vai. So che vi dà fastidio. Allora, siccome si partì dal presupposto che il mafioso non può essere che un cristiano. Ma certo. Esatto. Allora, mi vorrei avere la vostra onestà intellettuale, se avete il coraggio di dire i cristiani, a cominciare qui che trasmette anche in questa radio, perché che ne è, sì? Sono tutti mafiosi. Ecco. No. Non abbiamo detto che tutti i mafiosi sono cristiani, non abbiamo detto che tutti i cristiani sono mafiosi. No. Abbiamo detto due cose diverse. Non può essere, guarda, me la sono scritta la cosa, proprio perché, cioè, non si può pensare che uno sia mafioso se non è cristiano. Certo, esatto. Allora, se sei intellettualmente onesto, te devi dire che anche chi trasmette... No, tu l'unica cosa che puoi fare è questo, dimostrarmi che non è vero quello che ho detto io. Questa, non è perfetto. Esatto. Allora, prima ti fai questa affermazione, poi dopo ti dimostro che se è giusto o no. Te dici, siccome ti hai fatto quella affermazione, allora quando te parli in astratto, siccome qua che qualcuno, e mi meraviglio che qualcuno si lascia insultare e non interviene, ecco. Perché ti... Allora, io ho citato... Lasciami finire allora, un attimo. Hai 30 secondi da adesso, esatto, per finire. No, se devo metto anche sopra. Beh, hai 30 secondi da adesso, vai. Allora, siccome che no. Nessuno ti impedisce da dire come stanno le cose, sì, ma partire a insultare gli altri, se te sei intellettualmente onesto, te dici che appunto per essere cristiani presuppone essere mafiosi, e te dici a cominciare dagli ascoltatori di questa radio e ai conduttori di questa radio, perché è di conduttori che anche cristiani mi risulta. Ok, ciao, grazie. Allora, l'amico Angelo è già intervenuto a interrompere trasmissioni di altri speaker parlando contro la nostra trasmissione, sì, sì. No? E questo è scorretto, squallido e sporco, intellettualmente sporco. Per quanto riguarda il cristianesimo e la mafia, io ho citato un articolo preciso, data e giornale, l'articolo sulla Repubblica, sulla religione, il credo e la fede di queste persone. E non era una religione, un credo, una fede tanto per dire, era una religione precisa, con tanto di santini, tanto di rosari, tanto di testi sacri. Non diciamo cazzate, e noi diciamo che per essere mafiosi bisogna necessariamente essere cristiani, non è oppure musulmani, oppure se volete protestanti, non ha importanza, bisogna identificarsi col Dio padrone, altrimenti non si può essere mafiosi, non si può essere padroni, non si può mettere in ginocchio la gente che non si può difendere. Questo è quello che noi abbiamo detto. Dopodiché, noi sappiamo benissimo che la maggior parte dei cristiani non sono cristiani perché si mettono in ginocchio davanti al Papa, sono cristiani perché danno una propria lettura del cristianesimo, una propria percezione di quello che è stato il Gesù, una propria percezione del circostante. Questi non sono i cristiani con cui noi combattiamo, perché questi hanno una sensibilità del circostante. Questi a noi non ci interessano attaccarli o dirgli qualcosa, perché loro sono onesti con se stessi. Noi ce l'abbiamo con una religione e con una struttura filosofica. Questa è con quella con cui noi ci misuriamo. Sì, no, infatti io vorrei semplicemente appunto fare una cosa, una considerazione. Noi non possiamo attaccare delle persone che hanno una coerenza, però che non si rendono conto di essere usati e sottomessi e schiavizzati da una struttura religiosa che è più forte. E cosa succede? La Chiesa, come tutte le strutture totalitarie, dà un'impressione completa di se stessa. Cioè la Chiesa è come un carcere, come l'esercito. L'esercito riesce a deformare le capacità, le caratteristiche delle persone, però appunto queste persone possono anche ribellarsi a questa cosa. Cioè, sostanzialmente il cristianesimo rimane un'azione criminale. Il fatto di fare poi in buona fede a fuori del cristiano significa essere filocriminali e basta. Cioè, nel senso, non c'è scappatoia a questo. Buongiorno. Sì? Ecco, no, io volevo dire che sono molto d'accordo col signor Marco che ha telefonato prima. Perché anch'io ascolto l'uno, l'altro e so, anche in una confusione quasi totale queste cose. Comunque mi identifico molto col signor Marco io credo invece che ci sia un Dio. Cioè un Dio non con la barba e i baffi, ma un'entità spirituale grandissima, un'intelligenza. Beh, tu lo sai qual è il nostro concetto di assoluto, no?
Cioè noi diciamo che non è Dio che crea il mondo, ma è il mondo che costruisce la coscienza universale. Per cui chiaramente a mano che la coscienza si sedimenta esistono delle coscienze sempre più grandi, però non sono Dio che mettono in ginocchio, sono delle coscienze in formazione di cui anche noi tendiamo a diventare parte. Comunque sono cose grandissime che cominciamo in questo secolo a capire un po', a leggere, a studiare. Anch'io ho cominciato da una quindicina d'anni a interessarmi di queste cose un po', perché una volta non si leggevano, certo, non si leggeva neanche la Bibbia, e comunque infatti è un po' difficile districarsi in questi misteri. Comunque parti da te stessa, quello che sei tu va benissimo, questo è importante. Appunto, io cerco di fare l'onesta, di essere onesta il certo più possibile, di cercare di amare gli altri, di fare il meglio possibile, certo, e dopo quello che sarà, sarà. E questo è un fare pagano? No. Sì, va tranquilla. Coltivare se stessi è il primo fare pagano, mentre invece il fare cristiano è sottomettersi alla parola divina, alla parola di Dio. Per cui se tu coltivi te stessa, di fatto hai una pratica pagana, al di là degli elementi che metti dentro, dopo sono tuoi, appartiene alla tua vita. Cioè, guarda, comunque io sono con Marco. Certo, perfetto. Arrivederci. Ciao, arrivederci, ciao. No, ma quello è il punto che noi diciamo che è fondamentale, l'importante è rifiutare ogni sottomissione. Cioè, noi rifiutiamo la sottomissione, noi non diciamo che bisogna essere sottomessi a una religione, a una fede, a una visione del mondo, a un libro, a un testo. Diciamo che anche per essere pagani non c'è questa necessità, nel senso che non c'è bisogno di adeguarsi a un canone. Dimmi. Buondì intanto. Ciao. Telefono un po' dalla macchina qua. Sì? Volevo domandare, qualche volta vi ho sentiti, no? Sì. Volevo domandare così, a grandi linee, con poche parole, diciamo, cos'è il pagano? So che certamente da quello che... qualche frase che ho sentito da voi così, non è certamente negativo il discorso, anzi, tutt'altro. Sì. Volevo, cioè, se riuscite in poche parole dirmi, cioè, cos'è il paganesimo? Perché io l'ho sempre sentito come un amico, da quando ho cominciato con le orecchie a trasmettere i rumori al sì cervello e ragionare come un amico. Volevo, se potete, in qualche parola vi ascolto, va bene? Va bene, cercheremo. Grazie. Francesco si fa, sì, ciao. Grazie, ciao. Ciao, potremmo fare uno, cioè, difficile definire il paganesimo in poche parole, è difficile. Comunque, il paganesimo si può definire la tecnica di vita che permette di vivere all'uomo nel mondo senza nessuna sottomissione, in perfetta libertà e in rapporto con quello che esiste. Cioè, questa è una definizione che può essere contestata arbitraria, però è una definizione che si può dare immediata e veloce, insomma. Ma Cristo ci sta messo in croce per niente? Ma chi che l'ha messo in croce? Da quello che risulta dai Vangeli è stato ammazzato per un tentativo di colpo di Stato. Cioè, da quello che risulta dalla lettura dei Vangeli, no, ufficiali. Sì, posso capire se fosse stato messo in croce per qualcosa, se ritroviamo in questa situazione. Vabbè, guarda, per me si è messo in croce per conto suo, per me poteva fare anche a meno, io non mica gliel'ho chiesto. Se mi succede dell'altro, più che ascolto le emittenti così religiose, più mi viene rabbia, cosa vuoi che vi dica, con tutto rispetto per chi che crede. Beh, ecco, tutto qua, mi sento solo questo, per carità, dopo ognuno se sì, sì, certo. Se solo ricatto, mi sento ricatto e basta. Mi sento solo, vedremo se in punto di morte non te nominerei Cristo, a Madonna, i santi, questo sento. Sì. E a me non me va assolutamente, perché sento di se ho desidero devo sentire adesso. Certo. O per opportunismo, sì o no? Cioè, sono d'accordo con te. Il pagano, adesso guardatevi i pagani, non lo so, potete definirvi uomini liberi? Diciamo che tendiamo a essere liberi. Ricatto. Tendiamo ad essere liberi. Ecco, i sensi di colpa? Beh, non ci sono. Non abbiamo colpe, ci dispiace sbagliare. Questo metodo qua è specialmente dalla parte del cattolico? No, noi se sbagliamo ci dispiace sbagliare, ma non è che ci pentiamo per aver sbagliato, cerchiamo di fare di meglio. Questo è, però non c'è pentimento, colpa, espiazione. E chi sei che non sbaglia, santo Dio? Se ti offè senza volere farlo, diremmo, se te capita di dire anche una parolaccia, to. No, e se te capita di sbagliare perché hai voluto tu sbagliare, non hai sbagliato, hai scelto, è una scelta. Ecco, mi sento questo in voi altri, e ora mi sento un po' più in sintonia. Salve.
Sì, quello appunto che noi abbiamo sempre sostenuto è proprio l'inutilità della predicazione cristiana, e soprattutto io ho sempre sostenuto che a me Cristo è profondamente antipatico, cioè anzi lo reputo totalmente inutile e nocivo. Cioè, infatti una cosa che io proprio reputo, che l'immagine stessa del Cristo sia un elemento negativo, l'ho detto più di qualche volta, cioè nel senso che oltre a una critica dal punto di vista teologico, va fatta una critica anche dal punto di vista dell'immagine. E di conseguenza è anche l'immagine stessa, come ci viene appunto ci viene raffigurata, proprio come elemento negativo. Cioè, difatti io ho sempre sostenuto che alcune forme di malattia moderna, di tipo appunto anche medico, sono dovute all'iconografia cristiana e all'iconografia di Cristo. Sono Susanna. Dimmi. Ciao Susanna. Ciao Franco, ciao Francesco, ciao Claudio. E volevo riferirmi a quello che aveva detto il Signore prima riguardo che i cristiani sono tutti mafiosi, no? Secondo lui. Sì. Io mi ricordo che voi avevate premesso che i mafiosi agiscono in maniera illegale. Certo. Tanto per cominciare. A proposito, parlando di onestà intellettuale. Sì, sì. Avevamo detto precisamente questo, sì. Appunto. Comunque, io non vedo perché prendersela tanto. Comunque, se uno vede i film al cinema o alla televisione, si può rendere conto che quando entrano le forze dell'ordine, no? Che fanno irruzioni nelle case, sì. L'arredamento di queste case di mafiosi è praticamente pieno di santi, certo. Ampollati, con il sottovetro, sì, sì. E poi tutta la casa è tutta arredata con paramenti sacri, diciamo, no? E un'altra cosa, oltretutto la loro visione, cioè la loro mentalità cristiana, chiamiamolo così, è praticamente non è come la vede magari un cristiano che, come dici tu, vede il circostante e non sa di essere pagano magari, no? Non so se mi sono capito. Sì, 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 sì. È una visione di tipo patriarcale, verticistica, certo. La punizione, il castigo, e anche loro si sottomettono al boss, baciano l'anello, certo. Queste cose qua mi sembra che come segnali, come elementi siano abbastanza caratteristici di una visione, diciamo, cristiana, biblica addirittura, sì. Sbaglio? È un'iconografia classica proprio anche del comportamento dei cristiani, certo. Come si fa a negare una cosa del genere? Ma da fastidio, sai. Sì, sì, però è così. Da fastidio. E poi il fatto stesso, come dite voi, molti vescovi, molti sacerdoti stanno dalla parte loro, mi sembra che sia, che proprio sia, è chiaro insomma il discorso. È chiaro adesso e anche storicamente. Sì, sì, sì. Cioè, anche da un punto di vista legale oppure dello Stato, insomma, è chiaro. Sì, sì, sì. Va bene, vi ascolto. Grazie, ciao Susanna, ciao. Diamo un annuncio della conferenza di indirizzi, sì, perché siamo in chiusura. Dobbiamo chiudere, prendiamo l'ultima telefonata, sì, e poi blocchiamo le telefonate. Vediamo. Sì, perché ormai siamo in chiusura di trasmissione. Sì? Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire, no, sto ascoltando la vostra trasmissione, sì. Che la parola paganesimo non mi piace. Va bene, ma non la cambio. No, devi un po', come dire, mutarla. No. Cioè, no, adducirla. No. Sì? No. Pensate così brutto, scusa. Io, ad esempio. Mi dispiace. Basta, non prendiamo più telefonate. Mi spiace per chi sta chiamando. Aspetta che annuncio. Allora. Diamo un attimo la parola al nostro amico Mario prima di chiudere. Se sente qualcosa? 1, 2, 3. Sì, si sente, perfetto. Benissimo. Vai. Allora, siccome ho sentito un giudizio negativo nei vostri confronti domenica scorsa all'Angelo Show, allora volevo dire anche che questa radio è nata con la libertà, diciamo così, di esprimere le proprie idee, e se qualcuno o qualcun altro o una coalizione, visto che c'è stata nei vostri confronti, questa ve la dico, ecco, per far sì di maniera che tutte quante queste vostre trasmissioni non si dovesse dire certe robe, ecco,
Segà invece da continuare ad avere libertà soprattutto di agire e di dire a sua, come che questo signore ha libertà di dire di tutti e di altri tutto quanto che pare e piace. E ora ti va avanti pa tua strada, noi altri andiamo avanti pa la nostra e non c'è nessun problema, penso e spero. E tu qualcosa da dire? Mi vorrei dire che tutti quanti che ha da dire quel che pensa e assumersi la responsabilità soprattutto di quel che pensa, anche perché il cosiddetto rispetto fra virgolette va dato alla vita, cioè è come se uno Mario dicesse mi non voglio dare gli assassini a chi ha usato i campi di sterminio, mi quei per me gli assassini, se ti diciamo assassini ti offendi, e questo non è giusto, questo non è giusto, il rispetto non si dà alle persone in quanto persone, si dà alla vita. Se la persona, Mario, diciamo per nome e cognome, qui che cerca di rubare, e dice la sua, che può essere d'accordo o non sono d'accordo, però dice la sua. È un po' parlerò proprio di patrioti. Nome e cognome. Qui che si è fatto i bei stipendi, non vedo dirò che differenza al centesimo. Franco poi che c'ha nome e cognome un sacco di gente dicendo quel che pensa. Per cui è giusto che sia così. Se non fosse così saremmo morti, muore il sistema sociale, muore la vita, ragazzi. Chi che piace l'appiattimento? Chi che piace l'appiattimento? Benissimo, e ora? Valser, Dedichette, Salvini e sì, no, ma difatti ma quello che è fondamentale. Non ha nessun problema, Anzi, sì. Chi che non le piace, se fa tanto presto, se cambia canale, come che fa su mio ogni tanto quando che vedo che trasmissione non decolla, oppure se Dio fare melina, Dio ti apparsono, se cambia, risolto il problema, no? Se sa tanto questo, che altro, basta, penso che sia normalissima. Francesco, mica un problema. Dimmi, Franco. Chi che ti studi i riti e stregoneria, eccetera, amico, mi danno di un consiglio da te. Dimmi. Mi letto tutte le sere, ciapo sono, e comincio a sognare. E mi sogno di vestirmi la femmina, mettermi le calze, dammi il rossetto. E non so come capire, dopo mi sveglio, mi domando, ma non capisco come mai. Se non dico, come che sia. Sì, è il rapporto che te hai con la Rosy Bindi. Ti ha trasformato. Sappiamo che appunto con la Rosy Bindi. Con la Rosy Bindi ti ha trasformato. No, probabilmente che fosse un sistema. Probabilmente. Non so capire per cosa mi fai questi sogni strani. Metto rossetto. È il rapporto con la Rosy Bindi. Il fatto che Rosy Bindi sia poco femminile, tu hai bisogno di compensare la legge della natura. Che dici che sia esatto, sì, di vasi comunicanti. Esatto, più lei diventa maschile, più diventa femminile per bilanciare la sua mancanza di femminilità. Formidabile. Lasciamo la parola un attimino a Francesco che ci parla della conferenza e dai nostri indirizzi. Ecco, allora io chiudo rapidamente, che poi dobbiamo lasciare a Mario. Io ringrazio Mario delle parole che ha detto. Voglio sempre ricordare che una persona deve pensare per se stessa e non pensare anche per gli altri, cioè nel senso che uno deve essere responsabile del proprio pensiero e non attribuire la necessità che gli altri la pensino come lui. Perché? Questo perché è un discorso che una persona deve assumersi proprio la responsabilità e riconoscere la libertà degli altri di pensiero. Di conseguenza io posso essere delle cose che non condivido in altre trasmissioni, ci sono delle trasmissioni che ad esempio a me non piacciono, comunque non vado a criticarle e sono liberissimi di farlo. Io le ascolto, ma non certo vado a contestarle o dire che non devono essere fatte, sono liberissimi di farlo. Ogni ascoltatore è libero poi di valutare, perché diventa pericoloso fare un discorso di dire fa queste trasmissioni, questi ascoltatori e così via, non possono intervenire, non possono manifestare la loro opinione, perché significa fare una terapia di dire le persone sono stupide e di conseguenza decidiamo noi per loro. A questo punto si viene a creare una gerarchia, si viene a creare un potere e dire fa io decido cosa tu puoi ascoltare, cosa puoi dire, e io questo non sono d'accordo nel farlo. Noi diciamo ogni persona, che quelli che ascoltano la radio sono intelligenti, sono capaci benissimo di capire cosa si dice, possono non condividere, però hanno l'intelligenza, la capacità culturale, tutte le persone e non solo alcune, di poter valutare cosa viene trasmesso da questa radio. Di conseguenza non c'è bisogno che nessuno si faccia da dittatore o si faccia o vada a proporre dei palinsesti, dei tagli, dei commenti, perché o delle crociate. E qua concordo pienamente con Mario. Ecco, per chiudere, che abbiamo rubato un po' di tempo anche a Mario. Allora io ricordo che il sabato 28 giugno di questo mese a Vicenza, in piazza 20 settembre 9, presso la stazione Ponte agli Angeli, che è proprio sul Ponte degli Angeli, alle ore 15 sarà la nostra conferenza. Chi vuole intervenire può venire. Chi vuole avere la traccia della conferenza può scrivere all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Se vuoi, ecco.
noi chiudiamo, lasciamo a Mario la trasmissione e mandiamo la pubblicità. Ringraziamo tutti gli ascoltatori e c'è Franco. Provocatorio, ta fermo. Sì. Ti hai fatto un'affermazione che ha una sua dignità di affermazione. Ognuno deve imparare a se stesso, deve seguire se stesso. Questa è un'affermazione che ha una conseguenza filosofica molto importante. Perché? Perché è vera questa affermazione qua? Sì, no, perché appunto significa dare a tutte le persone, riconoscere le loro capacità, la loro volontà e riconoscere come persone e non come stupidi. Cioè, no, no, che risposta filosofica vuoi? Cioè, significa riconoscere... Ogni individuo deve imparare a se stesso, deve seguire se stesso, deve conoscere se stesso. È un discorso di... Domanda, perché? Perché? Perché esiste la necessità delle persone di vivere in libertà e di sviluppare la propria natura. Cioè, se noi stabiliamo che le persone non possono mai essere padroni della loro vita intendo non solo fisica ma anche culturale, andiamo a creare un regime di totalitario che rende impossibile... Te davo una risposta, sta attento. Come sai che faccio a conoscere gli altri se non so buon conoscere neanche a me? Beh, questa è una cosa impossibile. Cioè, difatti, ma però tu puoi conoscere gli altri solo diventando gli altri. Sì, no, difatti, lo puoi anche interpretare in questa maniera. Cioè, però è fondamentale riconoscere dei principi su cui parlare. Cioè, devono esistere delle convenzioni in cui ci permettono di vivere in una comunità. Una convenzione basilare che è irrinunciabile è quella di riconoscere agli altri il potere, le capacità di essere liberi e di poter disporre automaticamente senza che qualcuno li faccia da educatore o gli venga a imporre un comportamento. Perché noi reputiamo tutte le persone intelligenti e che possono fare quello che vogliono e hanno la capacità per capirlo. E che poi ci possano essere motivazioni filosofiche più profonde o meno profonde, questo è secondario. L'importante è una convenzione di base, perché non servono dei grandi principi, ma esistono dei piccoli principi che sono dei punti di partenza, che sono piccoli atti di coerenza, che dimostrano la capacità di chi vuole parlare di dare la libertà agli altri, di riconoscere la dignità agli altri. Perché il fatto di dire che le persone non sono capaci di giudicare significa già arrogarsi un diritto che è veramente grave. Bene Francesco, io do indirizzi, se qualcuno vuole avere i nostri bollettini è istituto sta toccando, la parrucca bionda. Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica. Se qualcuno vuole approfondire con me, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e ci sono anche sull'elenco telefonico. Bene, arrivederci, faremo la riunione in radio, passato il caldo. Sì. Sì, d'accordo. Va bene, d'accordo, d'accordo. Bene, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ringrazio per la vostra pazienza, vi ringrazio per averci ascoltato. Arrivederci a giovedì prossimo, sempre ore 15, e lasciamo a Mario la microfono e la trasmissione. Bene. Salve. Arrivederci.